una veloce benda perché tante cose sono già state dette. Forza Roma! Potrebbe essere uno dei punti dell'ADL, allora lo metteremo più avanti. Parlami della Lega! Allora, esatto, parto proprio dalla Lega, hai ragione Abdelisak. Allora, volevo chiedere, c'è qualcuno qua dentro che vota o voterebbe la Lega? No! Credo di no. Cosa vuole, cosa chiede la Lega? La Lega, la vediamo, ci abitiamo, siamo in territori che la Lega governa da più di 20 anni. La Lega dice, noi non vogliamo gli immigrati, no? Fermo restando che non voglio gli immigrati in giro, però dentro le fabbriche a lavorare come schiavi sì li voglio, perché posso tenerli lì, farli lavorare 10-15 ore al giorno, pagarli poco, quell'immigrato lì mi va bene. L'immigrato che dopo viene a chiedermi diritti, casa, servizi sociali, allora non mi va più bene. Per questo sto dicendo una cosa che secondo me è fondamentale come scelta che abbiamo fatto come ADL. Cioè non pensare che la nostra vita cominci la mattina quando timbriamo il cartellino e finisca quando usciamo dal magazzino. La nostra vita dura 24 ore al giorno, per tanti giorni l'anno, per tanti anni, ci auguriamo. E questa vita, con questa vita noi ci dobbiamo confrontare. Prima stavo leggendo la prima notizia di Repubblica Online che diceva Veneto, problema dei FAS, che sono degli inquinanti chimici che vengono utilizzati e che sono stati sversati per anni nei pozzi, nelle falde acquifere, la falda acquifera che beviamo tutti, italiani, stranieri, di colore, bianchi, gialli, rossi, neri, quell'acqua la beviamo tutti. Allora, la domanda che io mi faccio è, il mio diritto di essere cittadino vale solo quando sono dentro il magazzino oppure devo pensare alla mia vita e ai diritti che devo avere dentro e fuori il magazzino? Perché quello che dà fastidio ai razzisti, quelli che vanno in piazza, i prima noi, prima i vicentini, prima i padovani, come se quelli che abitano, vivono e producono ricchezza in quei territori non esistessero. Allora, su questo punto noi dobbiamo chiederci fino a dove vogliamo arrivare, cioè ci accontentiamo di avere il ticket al restaurant, poi mio figlio muore perché beve l'acqua inquinata, mi interessa avere la mezz'ora di pausa pagata, ma dopo non sono in grado di avere scuole, ospedali, servizi sociali? O è molto meglio, visto che tutti quanti insieme viviamo questa situazione, rimanere uniti non solo sul terreno della conquista dei diritti nei posti di lavoro, ma nella conquista dei diritti generali, e che non riguardano solo noi, che è quello che vorrebbero i leghisti, i razzisti, i fascisti, ma quando noi diciamo diritti, lo diciamo per tutti. Quello che loro vorrebbero è che chi è arrivato 10 anni fa, oggi, proprio perché adesso ha la macchina mentre prima andava in bicicletta, facesse lo stesso discorso nei confronti di chi arriva adesso. Siccome io adesso sto meglio di 10 anni fa, tu devi stare peggio di me perché io stia meglio. Ma è quello che vuole il padrone questo, non è quello che possiamo chiedere noi. Noi dobbiamo dire, vogliamo i diritti per noi, vogliamo i diritti per chi sta peggio di noi, perché se noi alziamo i diritti, il padrone ha meno potere. Questo è il problema. Quando l'11 aprile del 2015, ve lo ricordate, tanti e tante di voi erano in quel teatro quando abbiamo deciso di fare il primo congresso dell'ADL e abbiamo detto una cosa, la nostra vita è una vita complessa e complicata. Su tutti i punti noi dobbiamo fare battaglia comune, perché non è possibile pensare solo al posto di lavoro se dopo non ho l'ospedale che funziona. Non è possibile pensare al ticket restaurant se dopo non ci sono i servizi sociali e le scuole. Questo significa oggi ragionare in termini complessivi sulla vita di uomini e donne che una parte del loro tempo la impiegano per lavorare. Questo significa fare un salto di qualità, questo significa fare battaglie per rivendicare diritti per tutti. Se noi siamo in grado di fare questo e non pensare a noi solo come quelli che esistono 8 ore al giorno con una tuta di lavoro, allora avremo fatto un grande passo avanti e allora avremo messo anche un freno a quelli che vengono a dire fuori dalle balle
solo però quando hanno finito il lavoro, prima devono lavorare, poi fuori dalle balle. Questo è quello che ci vengono a dire le politiche migratorie, le politiche che sono state fatte tutti questi anni, la Bossi-Fini. Quanti di voi hanno dovuto scontare tutti i problemi legati ai permessi di soggiorno, ai ricongiungimenti familiari, al fatto che se hai la pelle scura o ti chiami Mohammed la casa non te la do? Dio caro. Quante volte è successo? Quante volte è successo, ad esempio, che un'azienda in crisi vede i lavoratori finire in mezzo a una strada? E allora a quel punto, se dovessimo ragionare come un sindacato confederale classico, va bene, mi dispiace, hai perso il lavoro, grazie tante, arrivederci. Ma se noi ragioniamo in maniera diversa, io ti dico, bene, hai perso il lavoro, e allora si fa la battaglia per la casa, e allora si fa la battaglia per il reddito, si fa la battaglia per il lavoro. Questo significa essere come un sindacato che si impegna per la vita, per il miglioramento della vita. La vita non sono le 8 ore in fabbrica, la vita è una e tanta, c'è tanta roba dentro e sono tante le cose che dobbiamo conquistare per noi e per gli altri, perché se alziamo il livello dei diritti di tutti, tutti stiamo meglio, a parte i razzisti. Ma se stanno male i razzisti, io sto meglio. Oh, grazie.